Make it better. Cari amici dell'Airport Live, questa sera sono in compagnia dei Trip Band, cerchiamo di conoscerli meglio, direi di cominciare proprio con la cantante che poi è il personaggio che si, che si espone di più, per giunta l'unica donna. Allora, come mai Trip Band? Guarda, Trip Band, diciamo trio super band, il nostro gruppo, noi siamo diciamo una rappresentanza del gruppo, il gruppo effettivo esce nelle piazze col nome super band, quindi ci siamo ispirati ai cellulari per il nostro Fabrizio, il nostro batterista, quindi visto che lavora nell'ambito della telefonia, quindi ci siamo ispirati, magari se usciamo in due, magari dual band, sai? Una cosa molto simpatica, al passo con i tempi, direi. Sì, sì, infatti non ci soffermiamo molto sui nomi, quindi molto semplici. Facciamo un grosso applauso ai musicisti, perché insomma io ancora non li avevo citati. Al pianoforte, Pino Dell'Apa, un applauso forte. E alla chitarra c'è lui, il maestro, anche come il nostro Pino, Matteo Procopio. Insomma, ringraziamo anche Viva Voce che ci sta facendo un servizio completo oggi, dall'intervista alla ripresa, quindi poi vogliamo tutto, insomma, sul DVD. Salutiamo gli scenduti che sono arrivati, buonasera. Adesso cambiamo totalmente. Il vostro è un genere musicale molto ampio, diciamo che date spazio a diversi autori, a diversi generi musicali. Soprattutto me, un bacio che non conosco, ogni notte stupisce me. E se alle volte poi cado. Ma conosciamo anche meglio gli altri componenti di questo gruppo, senza nulla togliere a Rossana, che è stata bravissima, ha indicato insomma tutto in maniera perfetta, anche molto carina. Passiamo da questa parte, dove abbiamo il pianista, se non sbaglio. Sono Giuseppe, sono il tesserista della Superband, nonché del trio Superband. Quanti anni hai? Ho 32 anni, diciamo che non sono nuovo nel panorama musicale della zona regionale, in quanto ho avuto tantissime esperienze con gruppi locali e anche fuori regione. Cerchiamo di sapere qualcosina in più proprio sulla tua vita, sui tuoi gusti musicali. Per esempio, qual è il genere musicale che ti piace di più, un artista a cui sei legato in maniera particolare? Ma diciamo che sono della vecchia tradizione, negli anni 70, diciamo gruppi diciamo un pochettino rock sinfonici. Anche mi piace il rock inglese tantissimo, ma anche quello italiano, tipo la PFM. Gli Aria e Banco, questi sono i gruppi che ascolto maggiormente. Parliamo invece da questa parte, ci spostiamo, il chitarrista, giusto? Tu ti chiami? Matteo. Sì, Matteo, il nome è finito. Okay. Posso continuare se vuoi? Esatto, è sì. Un po' l'apertura mentale che ti porta più cultura dentro, cioè guardare un po' cosa c'è in giro e poi prendere quello che è meglio per te, quello che ti fa crescere, ti fa stare bene, meglio, eccetera. Insegno chitarra moderna, c'ho un corso di chitarra rock, e c'è il sito pure, pubblicità occulta, www.chitarrock.it, insomma, per chi volesse approfondire, vedere un po' più di informazioni. È un corso che mi sono un po' inventato io, un po' anche pensando a quella cosa che ti ho detto prima, di andare in giro a studiare, perché qui non c'era granché di stimolante, interessante. È un po' un modo di dare ai miei conterranei quelli che ciò che non ho avuto io all'epoca, quando
Siccome sono molto curiosa, penso che l'abbiate capito, voglio sapere qual è la particolarità di questo corso o comunque delle tue lezioni rispetto magari a un classico insegnante di chitarra, di musica. Sì, praticamente l'opposto dell'insegnamento classico dove si segue un programma, eccetera. Io in genere guardo sempre l'allievo, chi è che arriva, perché arriva chi inizia da zero e chi suona già da un bel po' di anni, magari avanti, e vuole perfezionarsi. Chiedo sempre cosa vuoi fare, scusa, qual è il tuo, diciamo, obiettivo, cosa ti piace più studiare, e diciamo imposto un programma personalizzato, diciamo così, per farlo rendere al meglio in ciò che gli piace di più. Quindi programmi individuali, poi per far uscire, per far emergere effettivamente se c'è talento o no, perché tante volte uno si ritrova a dover suonare uno strumento perché è stato spinto dal papà che magari, ecco, esatto, a cui magari piace quello strumento piuttosto che un altro. Esatto. Insomma, abbiamo scoperto tante cose di questi ragazzi, veramente molto. Manda tu un saluto ai miei allievi che magari saranno ok. Un saluto, come mi sono dimenticata il nome? Matteo. Matteo, scusa. Un saluto agli alunni di Matteo, mi raccomando, anche agli altri che ci stanno seguendo all'Airport Live, perché Matteo è un maestro alternativo, quindi invito tutti a diventare i suoi allievi. Adesso che io ho fatto il saluto al posto loro, vi lascio la possibilità di farne uno ai telespettatori e ai nostri amici dell'Airport Live. Allora, facciamo un saluto agli amici dell'Airport Live, agli amici di Viva Voce TV, e poi volevo salutare anche Umberto e Fabrizio della Superband, che stasera non sono qui, però li ricordiamo. Vi salutiamo anche noi, ci accodiamo ai tuoi saluti. Io saluto anche tutti quanti chi ci sta vedendo ora, e poi i pilastri che vengono a seguirci in ogni nostra serata. Li saluto, ciao. Saluto tutti quelli che credono e vivono di musica. Bellissimo. Grande poeta, ciao, un bacio, alla ciao. Prossima. Tu che sei nel tardo, c'è sempre il sole. E sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole c'è là dentro al cuore, è un sole di primavera, ma su quello scoglio immagino è nato un fiore, e ti ricordi c'era il paese in festa, ubriachi di canzoni ed allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, oh, a casa di mio fratello, oh.